Un pareggio bruttino, un pareggio che è figlio del tanto turnover, un po' come è successo al Milan. Il Napoli poi nel finale, forse con gli effettivi in campo, ha dato un po' uno scossone a una partita che era sembrata, soprattutto nel primo tempo, molto noiosa. Ma neanche l'ingresso di Kvara, di Osimhen hanno cambiato il risultato. Grida vendetta quella traversa eccezionale del nigeriano che è caduto un paio di volte, forse il controllo dei tacchetti non è stato dei migliori, ma poi ha trovato un tiro eccezionale che solo la traversa gli ha negato il gol. Ancora una volta dobbiamo parlare di un arbitro scarso, metri di giudizi che cambiano minuto dopo minuto, perché prima lasci correre su certe azioni, poi chiami fallo al Verona, poi il momento dopo lasci correre al Napoli e richiami fallo al Verona, quindi c'è qualcosa che non funziona in questi arbitri. Anche questo La Penna veramente non ci ha convinto, arbitro che ha fatto correre su diverse azioni, poi fischiava delle cose che sembravano anche stupide e molte volte non ha visto falli che non c'erano o dei falli invece che c'erano. E qua io continuo a dire che il VAR dovrebbe essere di aiuto a questi arbitri, soprattutto quelli scarsi come La Penna, dovrebbe dirgli: guarda che stai sbagliando, non vatti a rivedere, stai attento, oppure controlla meglio, stai più vicino all'azione. Il VAR dovrebbe servire anche a questo, però abbiamo capito che il VAR serve solo quando qualcuno vuole. Detto questo, le seconde linee non hanno giocato come dovevano, male per me Elmas, male anche Lozano, non mi è proprio piaciuto. Migliore in campo per me Juan Jesus, che ci ha messo l'anima, il cuore, la voglia, ci ha provato in tutti i modi. A un certo punto ha fatto il regista, quasi l'attaccante, ha provato a portare palla su, ha provato a dare spazi e palloni giocabili ai suoi compagni. Napoli non mi è sembrato ancora una volta quel Napoli cattivo, famelico, che abbiamo visto forse nell'ultimo quarto d'ora, 20 minuti. La colpa di chi è? La colpa non è di nessuno. La colpa però può essere anche di Mister Spalletti, che forse certe partite dovremo cominciare con la migliore formazione, vincerle, visto che proprio tu, caro Mister, hai detto che questa era una partita fondamentale per avvicinarci a quella cosa lì. Però poi fai i cambi e non cambia nulla perché alcuni giocatori non ti danno quello che ti dovrebbero dare. Non riesco a bocciare Demme. Demme è un giocatore che quello è, cioè Demme fa l'1-2 vicino con il compagno, è un giocatore che ti serve a fare un po' il metronomo in maniera non come Lobotka, che è propositivo, che è appena entrato ha dato pure lui uno scossone, ma Demme quello è, lo conosciamo dai tempi di Gattuso. Perché Demme giocava bene con Gattuso? Perché Napoli faceva 300 passaggi, spesso ritornando indietro dal portiere, dai difensori esterni, per poi provare a ripartire. Poi, insomma, il Verona si è chiuso, voleva il pareggio, l'ha ottenuto. Archiviamo questa partita e adesso però, insomma, le partite bisogna vincerle, ragazzi, perché insomma, il campionato dice che adesso si è allungato ancora un po' quello che è la data, perché insomma sembra difficile adesso andare a Torino, casomai andare a vincere, però il Napoli è capace di fare questo. Non ho detto niente della Champions perché è meglio parlarne lunedì. Cesare Rosso, ciao Ciao Cesare. Francesco, hai fatto bene a non dire niente per la Champions, perché noi proprio perché in questa settimana si è parlato solo della Champions, anche ieri in tutte le, il Napoli, come i tifosi, anche il Napoli è sceso deconcentrato, la testa era alla partita col Milan e così non va bene. Oggi avevi l'occasione per dare un ulteriore colpo al campionato, invece purtroppo bisogna constatare che vedendo i numeri, se la Juventus malauguratamente dovesse vincere stasera, si porterebbe a 11 Sì, con vabbè, lo scontro questo. diretto, perdonami, a Torino. Sì, vabbè, Allora è vero che siamo poi, ancora in ripeto, vantaggio, però siamo io ancora. dico perché, e poi vorrei fare una distinzione della partita. Parliamo della partita prima e poi dell'arbitro. Sì. Parliamo prima della partita. La partita del Napoli, io sinceramente, ditemi quello che volete, tu sai, io sono sempre contrario ai turnover. Poi soprattutto se tu levi, cioè, da questa squadra levi i migliori.
perché Levi Kvaratskhelia, Levi Osimhen, va bene, abbiamo visto era abile, a ruolo abile avrebbe potuto giocare. Levi Lobotka, non fai giocare, voglio dire, ora non mi viene in mente chi è l'altro, poi fai giocare i due. Hai fatto giocare Elmas, Politano e Lozano, poi, Lozano pure molto male. Lozano molto male, Elmas molto sì, male. Andiamo a salutare. Allora Max, voglio sì. dire, tutte queste cose fanno sì che poi dopo corri il rischio di non vincerla. Detto questo, vorrei dire due parole sull'arbitro. Stasera abbiamo avuto l'ennesima volta l'occasione di aver arbitrato un arbitro inadeguato. Inadeguato bravo, perché ha sollevato il cartellino giallo al 77esimo. Un arbitro che alla fine, Osimhen, fortunatamente se lo sono pigliato. Perché rischiava la squalifica. Rischiava la squalifica. Perché bastava il cartellino giallo. Osimhen, voglio dire, nel momento in cui Zielinski fa una di quelle poche cose buone che riesce a fare nella partita, riesce a prendere la palla, l'arbitro quando fischia, quando praticamente Zielinski sta quasi giocando per tirare in porta. Dove hai dato 4 minuti, hai ammonito dato, anche... Dopo io devo vedere partite a Torino, a Milano, con 7 minuti di recupero, e stasera con giocatori del Verona ogni 5 minuti a terra, crampi con 6 sostituzioni e io devo vedere 5 10 allora, sostituzioni. Allora Francesco, io dico una cosa, speriamo che finisce subito questo problema, dentro o fuori questa maledetta Champion pure, perché anche la Champion, voglio dire, io spero che vada tutto bene. Il Napoli fino alla fine del campionato ha delle partite molto dure. A Udine, sì, c'è ancora la Juve, a Bologna, c'è ancora che è un campo Bologna, difficile, abbiamo visto che... in casa con la Fiorentina, a Torino, in casa con l'Inter, c'ha tutte partite toste. Ecco perché stasera io volevo vincere la cosa. Purtroppo è andata così. Allora, andiamo a salutare Max in collegamento, aspettiamo anche Gennaro D'Elena che credo che fra poco si colleghi. Ecco Massimiliano, Max... Ciao Francesco, voglio sentire la tua. È chiaro che sempre dopo, quando il Napoli non vince, siamo un po' tutti un po' più nervosi, però diciamo che questo primo, ragazzi, il Napoli il primo tempo fa 0 tiri in porta, poi fa 80% di possesso palla, solo 3 tiri nel computo totale, ma ripeto, 0 nello specchio della porta nel primo tempo. Poi dopo, fra poco vado a vedere le statistiche del secondo tempo, ma credo che il Napoli nello specchio della porta abbia fatto un paio di tiri nel secondo tempo. Questo è un dato che ci deve lasciare pensare. Sì Francesco, come dicevi prima tu, è una partita che nel primo tempo risulta monotona, una partita dove il Napoli non riesce a trovare lo spazio, il tempo delle giocate. Però Francesco, consentimi anche di dire che comunque secondo me oggi ci sono le due concause, c'è quella comunque della poca concentrazione su questa gara e c'è quella solita che quando purtroppo il Napoli non è concentrato al 100% e quando non è fisicamente a posto al 100% incontra squadre che ti giocano uomo contro uomo, purtroppo il risultato 99 su 100 è questo, o un pareggio o una sconfitta. Stasera il Verona ti è venuto a prendere a tutto campo, ha certo fatto tutti i duelli uno contro uno, certo, fisicamente è stato devastante, hanno certo tenuto botta perché comunque è quello il loro gioco, è quello il campionato che loro devono fare. Sinceramente a me l'unica cosa che stasera rallegra è che comunque nel Napoli non ci sono stati infortuni, nessuno si è fatto male e mi auguro che i gol e i tiri in porta che non si sono visti oggi pomeriggio si potranno vedere martedì. Francesco, inevitabilmente è una partita strana, ma è una partita strana perché, ti ripeto, le spiegazioni te le ho date un attimo fa. Credo che Spalletti in primis abbia, diciamo così, preparato questa partita, ma sempre con un occhio a martedì. Come diceva Cesare, dobbiamo aspettare questo responso. Secondo me il vero Napoli lo ricominceremo a vedere dalla prossima di campionato, cioè contro la Juve, quando si saprà o dentro o fuori la Champions, quando effettivamente gli obiettivi saranno delineati e saranno chiari. Ad oggi il Napoli si trova a vivere in questa sorta di limbo, con un ritorno carico,
pregno di voglia di vendetta, di voglia di vittoria, per tutta una serie di motivi, per come è andata la partita là, per il 4-0 subito in casa con il Milan. Io credo che il Napoli, dopo che si sia tolto dalla mente l'ostacolo Milan, o nel bene o O nel nel male, male, certo, è chiaro. ricomincerà a macinare gioco. Pure io penso la stessa cosa. Allora, intanto diciamo un attimo una cosa. Allora, la Juve, riavendogli 15 punti, andrebbe a Infatti, il 50. calcolo di Cesare Fatti un po', è era un po' 59. eccessivo, Andrebbe a 59. Poi deve vincere stasera. Va a Va 62. a Ma 62. riavendo i 15 punti, Ah, Cesare. no, ma io lo sto calcolando. Cioè, Max, però lui aveva detto. No, ma Cesare no. No, Cesare non Cesare. aveva Allora, calcolato. aspetta, Max, aspetta, Cesare perché sennò aveva detto facciamo 11 punti. confusione. Vabbè, Se va a vince, va 13. 13 va a se 13, dovesse esatto. vincere stasera, 13 punti. Esatto, se dovesse vincere stasera e ha indietro i 15 punti, andrebbe almeno 13 dal Napoli. Vabbè, sì. Ecco, diciamo perché poi, Avevo. ecco, sennò diciamo un'inesattezza. Stiamo dicendo un'inesattezza. Quindi diciamo che la Juve, riavendo i punti indietro e battendo. Stasera vincendo la sua partita domani, non stasera, il Sassuolo a Sassuolo, guarda caso non gioca Berardi, Come come sempre. sempre, ebbene la Juventus andrebbe a 13 punti da Napoli, scavalcando addirittura la Lazio. Altra notizia, velocemente, poi andiamo avanti con tutte le altre cose, che ad arbitrare la partita tra Napoli e Milan ci sarà l'arbitro, diciamo, in questo momento, diciamo, dovrebbe essere il più importante, perché ha arbitrato la L'inglese? finale, ha arbitrato la finale del mondiale, ed è l'arbitro Eh no, eh Marciniak. no, eh no, io non volevo questo No, arbitro qui. Io perché? avrei voluto un arbitro scarso casalingo Ah, lo so, per ragazzi. fare, per pareggiare. Non mi sta bene, Francesco, perché loro ora hanno trovato chiaramente l'arbitro buono. Guarda caso, il Guarda caso. polacco Marciniak, che ha arbitrato Francia-Argentina. Speriamo che Bezielischi sia Questo un doveva fare la amato amico. finale, ragazzi. Questo, anzi, si dice che farà la finale, perché adesso ancora non è. Si dice che farà la Dammi un finale di arbitro Champions. scadente come l'ha avuto il Milan in casa. Dammelo, un arbitro che si mette paura. Quello è il problema. Vabbè, comunque, questa è la soluzione. Credo abbiamo perso il collegamento con Max. Forse sì, vabbè, allora appena c'è Gennaro D'Elena, Davide, segnalamelo. Allora sì, fra poco lo avremo il nostro Gennaro D'Elena, che è allo stadio, e quindi ci facciamo raccontare da lui anche un po' l'ambiente. Io non lo so, insomma, non riesco a capire se dalla televisione abbiamo visto io ho sentito i cori assolutamente, ma non mi è sembrato Ma un nemmeno a me, Maradona. nemmeno a me. Insomma, che ce l'abbiamo Gennaro? Allora andiamo subito da Gennaro, vai, andiamo subito da Gennaro. Jenny, Sarà pure lo stadio San Eccomi, Paolo. mi sentite? Eccoci qua. Allora, Jenny, dacci tutto quello che è il tuo giudizio anche sul Maradona, cioè sul tifo, perché noi da casa non riusciamo a capire se veramente è stata una bolgia. Io non l'ho sentito una bolgia, però me lo devi dire tu. Guarda, il sostegno da parte del pubblico, soprattutto delle due curve, soprattutto nella seconda parte della ripresa, è stato veramente notevole. È stato veramente notevole, il pubblico ha cercato di incalzare, c'è stato anche un momento in cui l'intero stadio ha intonato, diciamo, una cantilena, un coro Troppo, esatto, troppo sembra stessa un cantilena. coro. Eh sì, quello sì, sicuramente, ma Mamma mia. Diciamo che rispetto al recente passato, a un po' di anni fa, è chiaro che indipendentemente poi dall'apporto degli ultras è calato un po' l'impatto complessivo dello stadio Maradona, però devo dire che rispetto alle ultime gare casalinghe del Napoli oggi è stata sicuramente un'altra musica, e al fischio finale si è alzato forte un boato di incoraggiamento da parte di entrambe le curve, ma di tutto lo stadio. I calciatori sono stati applauditi anche come un'iniezione di fiducia per questo piccolo passo falso, questo mezzo passo falso che fa seguito allo 0-4 casalingo contro i rossoneri. Il Napoli nelle ultime due uscite in casa ha totalizzato un solo punto. Fortuna che la sorte, insomma, ci ha arriso al via del mare di Lecce con quella gol. Almeno il Napoli è riuscito a portare a casa una vittoria preziosa, soprattutto in un momento Bravo, in cui bravo. fa molta fatica a costruire occasioni da rete, scusate, e l'ingresso di Osimhen ha dato adrenalina, ha dato energia, ha
un'energia che purtroppo si è infranta contro quella traversa che, come si suol dire in questi casi, ancora trema. Sì, sì, assolutamente. La prestazione Jenny... sulla prestazione. Vai, 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 continua. Ok, vado io. Allora, sulla prestazione, insomma, credo che abbiate avuto modo di capire anche da casa, sicuramente dalla televisione, che è stato un Napoli a due velocità, un Napoli sonnolento, in netta difficoltà in tutta la prima fase, tutta la prima frazione, conclusasi meritatamente per il Verona sullo 0-0. Stesso canovaccio ad avvio ripresa, poi quando ci sono stati i cambi, soprattutto l'impatto emotivo, l'impatto energetico degli ingressi in campo di Osimhen in particolare, ma anche di Kvaratskhelia, sembravano poter regalare al Napoli tre punti, cosa che poi non è stata. Però la prestazione del Napoli rimane insufficiente, però c'è da dire che siamo in un momento della stagione in cui tutte le squadre fanno fatica, certo, ad esprimere un certo tipo di calcio. Ti posso fare una domanda? Vai. Sì. Senti, io ho detto pure a Francesco durante l'incontro, alla fine, ma alla fine, cioè dopo, a 20 minuti dalla fine, visto che poi le hai fatti entrare tutti, ma perché questo maledetto turnover, tra virgolette, fatemelo dire, non lo fa al contrario? Cioè, vale a dire, contro queste squadre che vengono a Napoli per il pareggiuzzo, poi alla fine, man mano che passano i minuti, si chiudono sempre di più. Ma non è meglio giocare all'inizio con i forti e poi li tiri fuori? Intanto, perché quella squadra, perdonami, Jenny, scusami, la squadra del primo tempo era troppo leggerina, troppo evanescente per gli spelunconi del Verona. Io credo che l'auspicio di ogni tecnico quando mette mano alla formazione titolare con un massiccio turnover, più o meno massiccio, come è stato nel caso del Milan e del Napoli, si aspetta di fiaccare un po' le risorse difensive delle squadre avversarie per poi inserire l'artiglieria pesante nella ripresa, nella seconda parte di gara. Abbattere la resistenza. Jenny, stavi dicendo bene, nella ripresa, non a 15 minuti alla fine. Hai capito il problema qual è? Sono entrati, i primi cambi ci sono stati al 65esimo, poi Osimhen ha giocato, credo, quasi mezz'ora complessivamente. Compreso il recupero, poco più di 20 minuti. Osimhen già è tanto, ragazzi, averlo rivisto in campo. Sì, 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 quello assolutamente. Sì. Insomma, però sì, le previsioni rispetto a qualche settimana fa, dopo l'incidente, dopo l'infortunio, erano molto più negative. Quantomeno avremo Osimhen nella sfida contro il Milan. Insomma, io penso una cosa, Gennaro, se fosse durato. No, fammi completare, Cesare, sì. Fammi completare il ragionamento. Dicevo, poi l'auspicio è quello. Con le difese avversarie, con le squadre avversarie più lunghe, più stanche, sfruttare poi la verba, la capacità tecnica, la capacità atletica, diciamo, dei big, e quindi ottenere un duplice risultato. Quello di abbattere la difesa avversaria e profondendo un minimo sforzo per le risorse più preziose che la squadra ha. Un turnover al contrario rappresenterebbe qualcosa di anomalo, nel senso che giocando 60-65 minuti quelli buoni, ti troveresti di fronte a una squadra fresca. A quel punto non puoi parlare di turnover risparmiando mezz'ora. Non è più turnover. Senti, Jenny, ragazzi, allora ci siamo tante. Aspetta, fammi finire. Ti lascio subito. No, dicevo, abbiamo tanto parlato, tanto discusso, tanto argomentato sulla profondità della rosa del Napoli. Non possiamo poi, nei momenti in cui questa profondità di rosa serve a risparmiare energie importanti per un match storico come quello contro il Milan di martedì, possiamo poi andare ad accampare scuse. A questo punto o la rosa non è così profonda come pensavamo, in alcuni casi ci accontentiamo di quello che c'è. Sì. Io sono d'accordo in alcuni casi per alcuni giocatori che purtroppo devono ancora crescere. Allora facciamo una cosa. C'è un Napoli, Francesco, c'è un Napoli senza Osimhen e c'è un Napoli con Osimhen. È innegabile, bravo. Insomma. Ma perché lo ribadisco, quando si correva a mille anche l'assenza di Osimhen non pesava. Certo, oggi non si corre più a mille e l'assenza di Osimhen si sente come il pane. Allora corri a sentire Spalletti, perché l'unica cosa che vorrei chiedere al mister, un tiro in porta contro una squadra che è praticamente con mezzo piede in Serie B, questa è l'unica cosa che vorrei chiedere al mister, ti giuro. Direi, ci proverò. Un solo tiro nello specchio della porta, poi ce ne sono
o 9 tiri totali, però potrebbe rispondermi in malo modo, lo so che potrebbe risponderti in malo modo. Vabbè, vai, corri a sentire Spallettone, dai, facci sapere buone notizie. Allora, la faccio a te, la faccio a Max questa domanda, poi apriamo le linee fra un minuto, leggiamo un po' di messaggi, la faccio a voi. Ragazzi, Francesco, un tiro in porta per il Napoli, e credo che sia la traversa di Osimhen, perché quella entra nello specchio della porta. Francesco, questo è. Molto brevemente, poi diamo la linea a Max. Io te l'ho detto durante la partita, quest'anno tentare di fare una critica a Spalletti, no, ma non lo dico a te, io sto dicendo a me, io non ci riuscirei. Però io dico, io non sono d'accordo con quello che ha detto. Mi spiace che poi Gennaro se n'è andato e non ho potuto ribattere. Sì. Io non sono d'accordo, perché se proprio la vogliamo mettere tutta, noi oggi avevamo di fronte un Verona che se l'avesse vinta la partita, alla fine ci stava quasi riuscendo con quel contropiede, incredibile. Si sarebbe portato a un punto dallo Spezia. Sì. E se tu vai a rivedere la partita, e chiedo conforto a Max, il Verona il primo tempo se l'è giocato un po' di più, e allora se noi avessimo avuto i giocatori forti dall'inizio, può darsi che qualche contropiede Osimhen l'avrebbe sfruttato, o mi sbaglio, invece del alla fine che si sono messi, hanno preso coraggio e si sono messi tutti quanti dietro la linea della palla. Domanda. Vai Max, voglio sentire la tua. Un tiro in porta, ragazzi, un tiro in porta contro la squadra che in questo momento è terz'ultima in classifica. Allora Francesco, un tiro in porta ci sta, perché tu fondamentalmente nel primo tempo non hai creato nulla, perché sì, hai avuto un dominio territoriale, ma negli ultimi 30 metri, quelli decisivi per creare azioni da gol, per creare... mi sentite? Stiamo benissimo, vai! Per creare azioni importanti, per creare azioni da gol, tu negli ultimi 30 metri del primo tempo sei stato totalmente assente, evanescente. Ragazzi, tra i bocciati oggi al primo posto c'è sicuramente Raspadori. Sì, Raspadori ora molto probabilmente anche ancora paga i postumi. Vabbè, Lozano, Francesco, io non lo considero proprio. Vabbè. Cioè, veramente, il Napoli il primo tempo non è che gioca con le riserve. Il Napoli gioca in 10 il primo tempo con Lozano, ma gioca sempre in 10 quando gioca Lozano. Cioè, io non riesco a capire, dopo 4 anni, questo che giocatore è? Non lo so, lasciamo perdere. Però ritornando al discorso di prima, queste sono le motivazioni. Se tu non crei nulla di importante nei 30 metri finali decisivi, è normale che non riesci a tirare in porta. Poi il discorso di Gennaro, sai dove cade? Cade al fatto che oggi è un calcio diverso. Oggi ci sono 5 cambi. Quindi le squadre, anche quando vedono gli uomini della difesa in affanno, almeno un paio di sostituzioni in difesa le fanno, perché hanno 5 cambi a disposizione. Quindi io sono d'accordo con Cesare, forse stasera non era il caso, perché forse stasera Osimhen comunque non stava in forma, veniva da un infortunio, Quara te lo vuoi risparmiare. Però ragazzi, il concetto è quello che dice Cesare. Il concetto, io inizio con i forti, metto il risultato in cassaforte e poi faccio i cambi. Almeno tempo. Ma non è che io inizio con le riserve, poi vedo gli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora. Cioè non è che dalla panchina entrano Maradona e Careca. Che tu dici, vabbè ragazzi, entrano Maradona e Careca, un attimo, si cambia la Mi musica. Mi sei ricordato di quel Napoli-Fiorentina, dici la verità. Bravo. Questo voglio dire. Allora, nell'attimo in cui Gennaro viene a dire no, perché io provo a far stancare la squadra avversaria, ma oggi le squadre avversarie, soprattutto queste come il Verona, che vanno sull'impatto fisico, che puntano nell'uno contro uno, i cambi li fanno. Sì. Dopo un quarto d'ora, dopo 10 minuti del secondo tempo, i cambi li fanno, soprattutto in difesa, perché chi ha ammonito, chi è stanco, chi c'ha i crampi, perché il loro intento è quello di rafforzare gli ormeggi difensivi. Non è che rimangono stanchi e corrono per 90 minuti con gli stessi. Questo è il ragionamento. Allora, purtroppo ragazzi, il Napoli di oggi ha pagato delle bocciature pesanti. Raspadori, Elmas,
Male, ripeto, male, Lozano ragazzi, non lo voglio proprio nominare, ma lo stesso Politano. Cioè Politano, sì, ok, prende una manata il primo tempo, ma quella manata, quel dito nell'occhio, se veramente ha avuto il dito nell'occhio, ma lo può condizionare 70 minuti? Allora no. A quel punto chiedesse il cambio. Bravo, infatti era meglio che chiedesse il cambio. In mezzo al campo, a me dispiace, ma tu non ti puoi presentare con Demme vertice basso, bravo, che non serve a niente. Perdonami, io ho trovato il reparto difensivo perfetto. Cioè Kim ha fatto un partitone, Juan Jesus ha fatto un partitone, Di Lorenzo ha fatto tutto, ha fatto il terzino, ha fatto l'ala, ha fatto il mediano. Anche Oliveira non c'è stato male, tutto sommato. Bravo, anche Oliveira ha fatto quello che doveva fare, forse certo, con meno qualità rispetto a Mario Rui, un po' più, diciamo così, confusionario rispetto a Mario Rui, però l'ha fatto. Il problema sono gli altri sei davanti. Demme sì, inguardabile, Raspadori inguardabile, anche lo stesso Anghissà. Ragazzi, Anghissà male male, che sai che non devi giocare, detto, ti devi fare bravo, uscire, come detto, si suol dire. Bravo, e l'ho detto, martedì sera, mercoledì sera. Anghissà, secondo me, è rimasto in Qatar, perché bravo, non è più l'Anghissà di ottobre, di novembre, che cantava e portava la croce, non è più quel giocatore di lotta e di governo, bravo, non è più quel giocatore dominante e padrone, bravissimo, del centrocampo, non è più quel giocatore tecnico che ti faceva la giocata, il dribbling, ora si limita sì o no a fare il recupero, l'appoggio a un metro e poi ogni prima Anghissà non cadeva mai. Mai, ora oggi cade anche Anghissà, cade anche Anghissà. Cade sempre. Vabbè, allora ragazzi, io fra poco apro le linee, però voglio fare un po' di messaggi perché ce ne sono tanti. Intanto Gennaro dalla sala stampa mi dice che la prima cosa che ha detto Spalletti è che è contentissimo di quello che sia il ritorno del tifo e che praticamente hanno aiutato, hanno provato a spingere questo Napoli e lo ringrazia il pubblico per il supporto. Allora, ecco perché Spalletti non cambia mai i sostituti, tranne i soliti due o tre, non sono ancora all'altezza dei titolari. Demme, Raspadori, Elmas e Lozano inguardabili. Anche Anghissà oggi male, troppo presuntuoso e sopponente. Tiene troppo la palla. Comunque ora tutti concentrati per martedì e sempre Forza Napoli. Allora, Gennaro Bruno, direttore, il tiki-taka di Elmas che passa dietro e non verticalizza non si può vedere. Politano che non punta e scarica dietro, arbitro, manca il secondo giallo a Ceccherini sullo Zano. Adele scrive Verona e l'anticalcio, Alessandro dice comunque ci può stare, martedì c'è una partita importante e la testa non è leggera. Però ragazzi, noi dobbiamo ancora vincere quella cosetta là, eh? Allora, Antonio dice speriamo che il Milan non mette anche lui il pullman, ma ragazzi il Milan farà anche questo e proverà ad agire in contropiede. Jenny Silver, un vantaggio di 20 punti è sceso a più 14, già buttati 6 punti, 0 tiri contro una squadraccia, c'è da dire che sta finendo la benzina, siamo in riserva e siamo arrivati ad aprire in riserva e se non avrebbero 14 punti su Sarri ci sarebbe da preoccuparsi. Massimo Di Domenico, le partite si iniziano con la squadra titolare e poi si cambia. Luigi Vingiani, ma la Champions deve essere uno sfizio e il campionato una priorità? Sta succedendo il contrario. Bravo. Chi è questo qui? L'amico Luigi Vingiani. Ha ragione. Allora, le partite vanno messe al sicuro subito e poi fa il turnover. Cremonese, Coppa Italia, Docet. Sbaglia Spalletti. Allora ragazzi, noi adesso, come dicevamo prima, non è che ce la possiamo prendere con Spalletti che comunque ha portato il Napoli in questo momento a 14 punti dalla Lazio. È una considerazione, che noi facciamo su quello che è questi 90 minuti, 95 minuti che abbiamo visto. Allora io direi di aprire le linee, poi facciamo anche un po' di messaggini. Lo abbiamo detto ragazzi, attenzione, c'è stato un errore prima, non abbiamo detto che il Napoli non è a più 11, eventualmente se la Juve vince e gli ridanno i 15 punti sarebbe più 13, più 13. Allora Lino da Castellammare, Cesare, hai creato il caos Cesare. Ora abbiamo perché hai fatto il conteggio. No, perché ho fatto il perdonate, addirittura sì, più 10, perché ho fatto il conteggio. Sì. Corna facendo, poi andiamo a Torino. Ah, vabbè, senza, sì, certo, vabbè. Buonasera, sono Lino da Castellammare, ora abbiamo 3 giorni
poi ce lo ha uno Sfizia, un abbraccio e buona domenica a tutti, restiamo uniti, ma questo sicuramente Lino ci sta. Allora poi Sergio, state dibattendo in trasmissione del problema, no, della classe arbitrale, cortesemente mi spiegate com'è possibile avere l'80% di possesso palla e fare un solo tiro in porta? No, ma quello solo tiro in porta all'inizio. Come sono entrati Caraschelia? No, zero erano. Ragazzi, l'unico tiro in porta del Napoli è quello di Osimhen. È la traversa di Osimhen. Francesco, però non possiamo negare che le occasioni, il Napoli, quando sono entrati i big, il Napoli ha cambiato la partita. Anche Zielinski ha fatto un paio di tiri, mi pare, ma non ricordo. Sì, però nessuno nello specchio. È entrato bene, attenzione. Io lo dico io che parlo sempre male di Zielinski. Zielinski è andato benissimo, secondo me. Certo, non è entrato male. Certo. Allora, sì, però dopo... non si può parlare di 80% possesso palla, zero tiri in porta. Perché se tu l'80% di possesso palla lo fai nella tua metà campo, è normale che non serve a niente, non fai tiri in porta. Va bene, allora intanto è stata fatta da un altro collega questa domanda che volevo io, cioè se il tiro di Osimhen poi 80% di possesso palla, Spalletti lo sapete, è filosofico nelle sue uscite, per ora quello che mi scrive Gennaro, poi vediamo ancora se ci sono ulteriori dichiarazioni, poi andiamo al telefono, se si porta palla e si riesce a variare l'azione non dondola sempre sui piedi, sì, altrimenti fai fatica, non è vero che il possesso palla è stato lento, molte difficoltà sono scaturite dal loro atteggiamento. Vabbè. Allora, andiamo al telefono. Dai, ragazzi, vi chiedo di essere veloci perché comunque non abbiamo tantissimo tempo. Pronto? Pronto? Sì, vai. Pronto? Amedeo, vai. Direttore, comunque il problema è che quando si mette l'autobus davanti alla porta, queste sono le situazioni. Io quello che voglio dire è... ce l'avevamo ripresi parlando bene del Napoli come dopo la partita col Milan, a modo mi sembra che si vuole un po' criticare la squadra, quindi cerchiamo di come si suol dire, questi ragazzi si sono impegnati al massimo, purtroppo ho detto quando si mettono in difesa non c'è niente da fare, io ho visto anche partite in altri campionati ai tempi di Mazzari, la Sampdoria che lottava per salvarsi e giocava ai Cardi, si mise là davanti e prendemmo il palo. Comunque io ho visto quell'ultima occasione là, il Verona ha avuto quell'occasione che era fuori gioco quando quello è andato no ha sbagliato, per fortuna Lobotka è stato bravo, chi ha avuto la palla non era anche di un gran giocatore, abbiamo rischiato anche di perdere la partita, sì quindi abbiamo rischiato anche di perderla, certo, sì. Meglio due feriti, perché vedo che non so se ne avete parlato, comunque meglio due feriti che un morto, stiamo vicino a questi ragazzi che si sono impegnati, certo quello svarione finale non deve esistere, quindi io ho visto la partita del Milan proprio per vedere come stavano questi milanesi, ho visto il secondo tempo e ho visto questo Leao, bisogna bloccarlo assolutamente questo Leao perché... Poi ne parliamo, Amedeo, ne parliamo lunedì, no, abbiamo tutto cosa, il tempo. Oltre che si sa muovere bene e va in conclusione, questo fa anche il dai e vai come basket e pagliati. Quindi sì, no, ma lo sappiamo, è uno di quei giocatori spettacolari, ragazzi. Stare attenti in difesa e giocarsi la partita con calma. Va bene. Vi saluto con grandissima forza. Ciao, grazie. Ciao. Ragazzi che si sono impegnati. Ciao. Grazie di cuore. Allora, vediamo. Gennaro mi sta scrivendo ancora. Impossibile recuperare velocemente da quelle scosse emotive e fisiche subite dai calciatori in gare come quelle del Meazza. I cambi erano per la gara di oggi e non per quella di martedì. Vabbè, questo sono, io ripeto, il nostro allenatore è molto filosofo. Quando poi si comincia a contestare, lui se ne va per mille vie e quindi avremo poco, diciamo. Vabbè, comunque va bene così, vi leggo velocemente. Ecco, già ha parlato a Dazzon, dice è mancato il varco giusto, tifosi fondamentali per la squadra, visto anche il finale. Loro si sono sempre abbassati, quindi per forza devi avere una percentuale di passaggi corta per trovare il varco giusto, il buco giusto, oggi però lo abbiamo visto poche volte. Il possesso va fatto con equilibrio, né veloce né lento, quando vedi la possibilità dell'inserimento allora devi essere veloce, vanno scelte bene le cose, accorgersi dove scalare lo spazio. Vabbè. Per andare a fare quella partita bisogna essere squadra in tutto, una qualità che si ha essendo maturi, non serve solo con il Milan in Champions.
all'andata abbiamo sbagliato una respinta, loro ci hanno fatto gol. Vedi, si torna troppo a questa Champions. Vabbè, è tornato Osimhen, una struttura grazie al quale gli puoi buttare la palla addosso e va a chiudere di testa, mentre Raspadori ha una struttura differente, un beniamino del pubblico, e quando entra dà una ventata di entusiasmo. C'è fiducia grazie anche al pubblico, loro sono fondamentali, abbiamo fatto ottime partite, c'è grande affetto verso questo Napoli, vabbè, insomma le solite cose, ripeto, per me Spalletti è sempre un po' troppo filosofico e quando non si fa risultato poi diventa un po' stucchevole il suo modo di parlare, però insomma, ripeto, non possiamo dire niente al nostro allenatore che ci sta portando a qualcosa di incredibile. Sono felice del ritorno del pubblico, lo ripete, è una squadra che aveva bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di quel sostegno, diventa fondamentale. Come mai non avete trovato la vittoria? Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto molto spazio, bisogna sapere occupare gli spazi vuoti, sono rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata a fare baruffe anche a perdere tempo e via dicendo. Ecco qua la domanda che vi dicevo prima, siamo stati molto meno qualitativi di sempre, almeno lo dice, qualche spazio lo avevamo creato ma non siamo stati bravi ad andarci a giocare quello spazio. Nella fase di possesso, se lo fai troppo veloce non permette ai calciatori di sistemarti, va fatto con un ritmo cadenzato e costante. Vabbè, questo ti permette di giocare la palla in maniera giusta. Juan Jesus, ho visto un grande impegno e grande applicazione, per me il migliore in campo, ragazzi, lui, Di Lorenzo e poi poco altro. La difficoltà che c'è stata oggi l'avrebbe incontrata anche quelli che giocano più spesso, è difficile recuperare in poco tempo dalle scosse emotive, come dicevamo prima, della Champions. Il fatto di essere andati a metterci qualcuno fresco era una necessità per la gara di oggi. Vedi, lui dice, non potevamo mettere quelli là che erano troppo stanchi, abbiamo messo qualcuno più fresco, non per la prossima che poi devono giocare. Noi volevamo vincere questa gara, mi sembra chiaro, no? Insomma, è uno Spalletti filosofico, Max, 10 secondi tu e Cesare e poi vado al telefono, dai. Ma sì, Francesco, è lo Spalletti che basa la sua disamina della gara sul fatto che comunque il Napoli abbia palleggiato e quando è riuscito a trovare quel minimo di spazio ha avuto meno qualità e meno lucidità. Evidentemente lui l'aveva impostata così, sapendo della disposizione tattica del Verona, cercava il buco all'interno del muro veronese e sostiene che quelle pochissime volte che quel buco c'era noi non l'abbiamo saputo sfruttare qualitativamente parlando e tecnicamente parlando. Io così la leggo, capisco questo dalle parole di Spalletti, sinceramente. Il Napoli, ragazzi, le partite non le affronta mai da un punto di vista fisico uno contro uno, e mi riferisco anche al discorso che faceva prima Amedeo su Leao. Il Napoli Leao non lo bloccherà mai, perché il Napoli su Leao non metterà mai una marcatura fissa. Ma chi poi dovrebbe andarci? Appunto, ma perché il Napoli, per caratteristiche fisiche, soprattutto in quel ruolo, dovresti bloccare Di Lorenzo. Dovresti bloccare Di Lorenzo. Ma non ha senso, perché tu andresti comunque poi a snaturare tutto un sistema di gioco. Il Napoli non gioca così, ragazzi. Il Napoli gioca tenendo la palla, il Napoli gioca creando gli spazi, il Napoli gioca scalando in avanti, il Napoli gioca in verticale, il Napoli gioca creando giocate con Kvaratskhelia. Il Napoli non si preoccupa dell'avversario. Questo così, purtroppo, è il discorso. Allora, ragazzi, andiamo un attimo al telefono, poi vi leggo ancora qualche dichiarazione di Spalletti che ha parlato anche degli arbitri. Allora andiamo al telefono, pronto? Buonasera. Ciao Peppino, vai. Due o tre punti. Allora, partiamo dalla cosa più negativa. Spalletti l'anno scorso, in questo periodo qua, abbiamo perso Firenze, a Roma e l'Empoli. E sappiamo che la squadra sua in questo periodo non va bene. E sono dati, questi qua, aprile dell'anno scorso. E esattamente proprio questo periodo qua. E questo era un dato negativo, però dopo devo dire che si è ripreso dopo l'Empoli. Sì, l'anno scorso stai parlando, sì. Guarda, volevo puntualizzare perché non avevo sentito un passaggio, vai.
E questa è un po' una data negativa. Un'altra data negativa che c'è lungo a Spalletti, io sono d'accordo, hai fatto tu un over e tutto cosa. Tu mi dici una cosa, perché tu non fai la staffetta politano lo sanno e fai qua Zerbin. Devi far giocarla oggi, quella, oggi veramente perché... avrei fatto giocare Zerbin pure io. No, ma poi all'ultimo mi a Zedeka, come si chiama? Zedatka. Allora fammi capire, l'hai sbagliato, la Spalletti ha sbagliato. Seconda cosa, se io vedo che Raspadori, capo, che è un altro punto interrogativo, che se fosse una discussione, non la voglio fare adesso, ma l'anno non prossimo. Abbiamo tempo, vai. No, vi dico solo 35 milioni non ci vale, punto e basta. Perché io non l'ho mai detto niente, finiamo con Raspadori, però me l'ha scucciato proprio. Perché poi è stato cazziato nello spogliatoio e un po' quei 10 minuti del secondo tempo ha giocato, perché lui doveva venire a pigliarsi la palla e invece si è fermato, stava tutto il primo tempo fermo a Nanza e ha bloccato sia l'entrata per Elmas e Lozano. Morichi, Osaccio, Max, non ti piace, guarda pure a me, non mi piace che date tutti e due, Lozano e Politano se ne hanno ai pure l'anno che è bene, ma preferisco a Lozano a centravanti. Perché perlomeno combatte, dici tu. Combatte le cose, sarà ammazzato. Perché Lozano è secondo me alternativo. Per me Raspadori non è né carne e né pesce. Questa è un'altra chiave di lettura, poi ne parleremo. No, ma questo... né carne né pesce. Ma poi io, come guardo calcio, giocatori come Raspadori, per me, o si Maradona, o Messi, o non puoi giocare con calcio oggi. Per la tua statura. E non c'è stanno chance. Però lui non ha delle gambe forti, attenzione Peppe, lui ha delle grosse, lui non sta bene ancora, lui non sta bene, purtroppo proviene, stare un mese e mezzo fermo proviene, non è facile. Un infortunio che lo ha fermato proprio nella struttura, quello che dici tu, capito Peppe? Questo è un ragazzo che c'ha anche delle gambe importanti, però si vede che lui non è in forma, quello che dici tu, hai ragione, che lui nel secondo tempo ha provato a muoversi un po' di più, ma come quando gli metti uno grosso se lo marca e lui non c'ha il movimento per girarsi perché non ce l'ha in questo momento nelle gambe, fa fatica, grossa fatica, questo è. E allora cambia subito, se abbiamo allontanato a centravanti, questo è il problema di Spalletti, che non cambia mai. Spalletti una cosa vuol dire che la... prima che chiudo una cosa, Spalletti che non mi è piaciuto tutta l'annata, se fissate che a Demme a destra lo sostituto di Lobotka, per me Demme lo sostituto di Anguissà, perché Demme, se lo andate a vedere, è un classico Allan, il gioco suo è quello là, non è uno che sta avanti alla difesa, pure quando giocavano in Dolip, se andate a vedere il partito, era un mediano di rottura. E chi fosse l'anche... io non ho capito perché lui non l'ha mai provato, e infatti mo prima chissà come sta inguaiato, perché non teneva mai o sostituto e allo botto, che per fortuna la cimma c'ha la croce fino a mo, perché fino a mo sta giocando veramente. La cimma c'ha la croce di Lorenzo, e tu a chi le manca assolutamente non l'hai mai provato, solo che sono due o tre cose i Spalletti che non mi sono piaciute. Vabbè, ne riparliamo, grazie Peppe. Ciao Peppe, grazie. Allora, per collegare Gennaro D'Elena, quindi chiedo un attimo di pazienza ai nostri amici da casa per le telefonate, li rifacciamo fra qualche istante. C'era ancora qualche messaggino, scriveteci al 342 38 12 922. Allora, buona serata a tutti, sono d'accordo con la disamina di Massimo, purtroppo bisogna essere asettici e dire che gli ultimi 180 minuti sono passati senza gonfiare la rete, e qualche considerazione anche futura va fatta. Non è ora il momento, ma le abbiamo o no le alternative? Comunque nell'arco della stagione, squadra eccezionale. Un abbraccio a tutti. Vabbè, da Salvatore, da Pianura. No, però ci manca pure Simeone. Si manca anche Simeone. Sì, ragazzi. Sì. Allora, no, vi voglio dire due battute di Spalletti ancora, perché gli hanno chiesto dell'arbitro, questo Marciniak, sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti... Siamo tutti d'accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissà. Ci hanno rovinato. Quello che succederà nella prossima non lo so. Stasera la penna ha diretto bene. Ma mister, è qua. Ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta. Troppe interruzioni non vanno bene. Poi gli chiedono di Lorenzo, il terzino destro
più forte di tanti campionati, non diciamo nulla di nuovo. Poi su Osimhen aveva bisogno di riprendere confidenza, in questi 25 minuti ha fatto vedere che lui ha, potenzialità superiori agli altri. Io, vedi Cesare, quello che noi dicevamo sulla differenza, che quando abbiamo iniziato questo ciclo, perché Napoli perde col Milan male, vince a Lecce, poi perde a Milano di Champions e oggi pareggia, con Osimhen che ha giocato in queste ultime 4 partite 20 minuti. Il Napoli queste 4 partite ha fatto soltanto 4 punti, se vogliamo utilizzare i punteggi, su 3x4 12, su 12 che ne avevamo a disposizione, ma soprattutto, lo ribadisco, la differenza tra quelle partite senza Osimhen è che questo, che il Napoli correva a 1000, oggi il Napoli corre a 100. Questa è la differenza. Perciò io vi dissi, maledetto infortunio di Osimhen, maledetto infortunio di Simeone. Francesco, però scusami, io non ti dico la verità, io non ho visto a Milano un Napoli che corre a 100 rispetto a 1000. Io ho visto un Napoli che corre a Milano. A Milano ha corso, a Milano ha corso, 10 contro 11, a Milano ha corso. Però oggi non ha ricorso. Ma non è oggi che non ha ricorso. Ma ha corso male, perché ci sono state delle problematiche, i giocatori che non sono scesi in campo. Vabbè, ma ragazzi, ma sono Max, anche le motivazioni, Aspetta, Max, scusa, vengo da te, voglio chiudere ancora Spalletti. Nelle ultime gare fatica a fare gol, la cosa non mi preoccupa, una cosa che può cambiare da un momento all'altro, le abbiamo nelle qualità dei nostri giocatori, il gol non mi preoccupa. La gara con il Milan ha inciso, si subisce qualcosa, non riesce a recuperare in 2 giorni, fatica a mantenere il livello, ma in questa gara qui ha una percentuale l'altro atteggiamento della squadra avversaria, cioè lui dice che il Verona lo ha imbrigliato, e allora però è colpa tua, caro mister, se il Verona ti imbriglia. Allora, Max, veloce perché c'ho Gennaro pronto fra poco, No, dicevo, è normale, la differenza tra Milano in Champions e stasera sono le motivazioni. Poi è normale, l'ho detto stesso io 5 minuti fa, non è lo stesso Napoli che abbiamo visto fino a novembre, però ragazzi ci sta, c'è un calo fisiologico, ci sta. E insistere sempre poi sulla stessa lunghezza d'onda a dire ragazzi non corriamo più, perché fondamentalmente nessuno corre più, cioè il Milan le ultime 2 partite buone nelle ultime 25 le ha fatte contro a noi, ma erano 25 partite che non correva. L'Inter sono 22 partite che si è fermata. La Juve è stata ferma per 20 partite, ora ha iniziato forse un po' a correre, ora la Roma non corre da 30, la Lazio ora sta correndo, ma per 25 non ha corso. Ragazzi, i tempi sono diversi delle squadre, delle preparazioni, però ripeto, io sono sempre dell'avviso che ora il blocco del Napoli è questo passaggio del turno in Champions. Questo è, perché poi la differenza, ragazzi, il Napoli aveva Osimhen in campo anche quando perde con la Lazio, però sì. C'è anche da dire questo. Allora, anche con la Lazio tu comunque non hai corso, non sei stato brillante, non hai giocato e avevi Osimhen. Poi allora vado un attimo al telefono perché c'è anche Umberto che mi pare che dovrebbe essere lui al telefono, perché Gennaro ancora non si è collegato. Umberto, vai. Ma buonasera direttore, a te, ciao, a Max. Vai veloce, Umberto, ciao, ciao, vai. Ciao. Sì, vado velocissimo. Allora, non è un brutto pareggio, è un bel pareggio. Perché? Assolutamente. È perché dobbiamo scendere tutti quanti da Marte. Cioè, l'obiettivo del Napoli di quest'anno, la sorpresa di quest'anno è quello che aspettiamo da 33 anni. Bravo. Cioè, rendiamoci conto tutti quanti di quello che sta arrivando, di quello che dobbiamo praticamente arrivare a conquistare. Cioè, non stiamo tutti coi piedi per terra, ok? Noi tifosi, opinionisti, giornalisti, cioè qua stiamo tutti quanti pensando a martedì. Cioè, di che cosa parliamo? Io l'ho detto, okay. Umberto, in prepartita.
Mi hai sentito? Sì, però è una cosa, assolutamente è una cosa sì, che non si può, assolutamente è una cosa sì, inascoltabile. Ma qua pare però che il campionato è una formalità, pare che amma farsi 3, 4, 5 punti, è tutto a posto, è tutto conquistato. È così. Beh, ma così non è così, assolutamente. Io che ho capelli bianchi, a differenza di Max, cioè, ne ho viste tante, ho visto Rifonte, ma pure lui, ho visto Schifezze, lui ce l'ha belli colorati, ma c'ha l'età tua, eh. Che quello sembra giovanotto lui, guarda, c'ha la barba bianca, vedi, c'ha la barba allora, bianca. Buon per ma lui, lui è un giovanotto, pure tu lo sei, però c'ha la barba bianca. Ma perdonatemi, io tanto forse giovanotto. Io forse, allora, comunque, io voglio dire, aspetta, qui aspetta, non Max, si è vinto. Fallo finire e poi ribattiamo, dai, fallo finire e poi ribattiamo. Sì, Max mi risponderai dopo, perché tu hai detto che comunque la partita era una formalità, cioè ci dobbiamo preoccupare del Verona, ok. Un attimo solo, Max, poi mi rispondi. Allora, qui non si è vinto ancora un cazzo di niente, ma sì, un cazzo con 4Z, diciamo con 4Z, no, lo voglio dire, cioè, precisiamo questa cosa, non abbiamo vinto ancora niente, poiché in Italia, come l'ha detto anche Mourinho, che non è Umberto Fusco ma è Mourinho, io mi aspetto di tutto fra un mese, fra 20 giorni, eccetera, eccetera. Quindi io non dormo sogni tranquilli finché non ci sta la matematica. Certo, questo sicuro. Allora, pensare una vittoria di un campionato, non oggi, ad agosto, è qualcosa di surreale, qualcosa di impensabile. Okay. Però Umberto, ragazzi, una alla volta. Umberto, però ti posso fare una domanda, poi ripeto, ne riparliamo perché abbiamo poco tempo. Però sì, se tu mi dici oggi che è un bel pareggio, significa che tu dici che in questo momento il Napoli è un po' alle corde, perché... No, aspetta, direttore, è un bel pareggio non risultato, perché è una secchiata di acqua gelata in faccia. Ah, cioè, per dire, ok. Ah, allora in questo scusa, senso non qua, capito, per perdona, dire, cioè, diciamoci tutto quanto. Ah, ok, sì, quello sì, quello, ma è chiaro che, ecco, bravo, è una secchiata gelata, perché il Napoli deve ancora conquistare almeno 10 punti. Esattamente, perché come diceva Cesare e Max, la rosa non è al livello di poter arrivare in fondo campionato e in certo, si è visto anche oggi. Raspadori, signori, diciamolo, lo dico io, è un acquisto sbagliato. Allora, abbiamo azzeccato Kim, abbiamo azzeccato Kvaratskhelia, Raspadori sono stati 30 milioni inutili, perché non è un giocatore, per me, ovviamente io parlo sì, per sì, me, no, poi allora, non è un giocatore per le caratteristiche del calciatore e per il tipo di gioco che fa il Napoli, che serviva al Napoli, probabilmente è stato preso perché non sapevamo quale schema che cosa potesse dare. Ma Raspadori, purtroppo, ahimè, non serve a questa squadra. Quindi, ti dico subito, cioè, che Raspadori ha detto, Raspadori ha detto che ancora non è al 100%, lui però si sente una punta. Queste sono... Francesco, un campionato è fornuto. Raspadori che cosa ha dato al Napoli? Il 15% quest'anno. Perché sì, qua tutti quanti critichiamo Zielinski, critichiamo Mario Rui, critichiamo Anguissà, critichiamo chi vuoi tu. Ma Raspadori che cazzo ci ha dato quest'anno? Lozano che cosa ci ha dato quest'anno? Raspadori ha dato più di Lozano? Non mi pare. No, mi pare però, proprio. Però scusami Umberto, perdoni, ti vorrei un attimo anche poi dopo. Poi dopo Max, ragazzi, mi chiedo se c'è Gennaro. Però c'è una cosa solo da dire. Solo se c'è Gennaro, perché innanzitutto, dobbiamo andare innanzitutto Raspadori proviene da un brutto infortunio. E questo è una grossa... Aspetta, un attimo finire. Poi, fammi un attimo finire. Raspadori gioca nel 4-3-3. Aspetta, partiamo da questo, Raspadori nel 4-3-3 non ci azzecca niente. Però Raspadori giochi finire un altro tipo di modulo. Vabbè, io quindi io nel 4-3-3 non serve. Il modulo è un'altra cosa. Ragazzi, Raspadori, ragazzi, non ha giocato proprio quest'anno. C'aveva un mostro là davanti. Tanto che neanche Simeone ha giocato. Ne riparliamo con calma, ti ringrazio. No, perché ma tempi... voglio salutarvi, però chiarisco una cosa. Sì. Cioè, io non sto criticando Raspadori. No, ma abbiamo capito. Sto non l'avevo capito discorso, all'inizio. Sto facendo un 360 gradi, perché voi dite chi doveva mettere e chi non doveva mettere. Signori, ma questa è... Cioè, che è la storia? E si chiama Sabel. Cioè, esatto. Che se... Allora, se il Napoli, giustamente... E come tutti ci auspichiamo, arriva in fondo a questo
a questo percorso. Sì, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Fermati, no, grazie, ne parliamo lunedì, ne parliamo lunedì. Ti aspetto lunedì o martedì. Allora, Max, anche tu volevi giustamente rispondere al nostro Umberto, fallo tranquillamente. Intanto ti saluta Nicola da Perdifumo, che ha detto: non ti preoccupare Max, ti voglio più sorridente, perché il Napoli è già campione. Io stringo, come dire, queste cose qui. Allora vai, vuoi rispondere dopo Gennaro? Vuoi rispondere dopo Gennaro? Dopo Gennaro. Dopo Gennaro, così hai più tempo, dai. Ma allora andiamo velocemente da Gennaro, che poi lo salutiamo. Vai, Jenny. Innamorai di te. Ciao ragazzi. Stai cantando? Sì, ti sto esorcizzando, insomma. Stai esorcizzando. La serata uggiosa, grigia, piovosa, fredda e purtroppo non riscaldata neanche da un bel risultato da parte del Napoli. E mi sto pure beccando l'acqua, quindi. E allora mettiti al riparo in qualche modo. Velocemente, no, ecco qua, mi tiro sul cappuccio. Attento anche con il microfono, che adesso si sente meglio. Allora, no, e soprattutto togliti da quel generatore. Togliti dal generatore, ha detto Max. Allora, no, velocemente, com'è Spalletti? Che sensazioni ti ha dato? Perché poi abbiamo letto le sue dichiarazioni. Che sensazioni hai avuto da Spalletti? Abbacchiato nei toni, anche se poi nelle dichiarazioni è voluto sembrare più sereno di quanto sembrasse invece dall'atteggiamento e dalla postura e dalla mimica facciale. Non tanto per la sorte del campionato, insomma il margine nei confronti della Lazio resta notevole, sono 14 punti con una giornata in meno da giocare, però è parso un pizzico preoccupato. Gli hanno chiesto anche del perché il Napoli avesse concluso soltanto una volta nello specchio della porta in 90 minuti e se fosse un caso, insomma, che a concludere fosse stato proprio Osimhen, quell'Osimhen che da quando è uscito dalla squadra, insomma, ha regalato, suo malgrado, tante difficoltà al Napoli in fase realizzativa. Lui ha detto che oggi il Napoli è riuscito, anche attraverso un possesso palla che a lui non è apparso particolarmente lento, ma che a noi astanti in realtà sì, almeno fino a quando poi non è subentrato Lobotka, il Napoli era riuscito anche a creare potenzialmente tantissime occasioni da reti, però lui si è lamentato della scarsa varietà che oggi i ragazzi hanno impiegato nelle soluzioni finali, nella rifinitura, prediligendo sempre palla tra i piedi piuttosto che magari scaricare qualche conclusione dalla distanza, piuttosto che allargare il gioco per poi cercare di entrare in area di rigore per vie laterali. Insomma, è parso un po' seccato da questa situazione. Poi ha fatto riferimento, secondo me il passaggio più interessante, questo per rispondere anche a Cesare, rispetto al perché del turnover e perché dall'inizio, lui ha detto che il turnover è servito per la gara di oggi e non in prospettiva della gara di martedì, gara di ritorno contro il Milan di Champions League, perché riuscire a scaricare le tensioni emotive, le altalene emozionali e anche il dispendio energetico da un punto di vista fisico dopo una gara come quella del Meazza, condotta in quel modo, anche le tensioni poi successive legate all'arbitraggio e il resto, è cosa molto molto complicata da fare anche per calciatori abituati a certe competizioni, e soprattutto non è possibile farlo in così pochi giorni, da qui chiaramente la necessità di tenerli fuori dalla contesa per un cospicuo numero di minuti, dandogli la possibilità di recuperare in parte quelle energie profuse e spese nella sfortunata trasferta del Meazza. Va bene, Jenny, io ti ringrazio perché sei sotto la pioggia, quindi corri a ripararti, grazie del lavoro fatto, poi ci risentiamo, tanto sei qua martedì, sei padrone di casa martedì. Io sarò domani in esterna. C'è la conferenza. Domani di nuovo. Domani c'è la conferenza, quindi ci vediamo poco prima delle 6. Poco prima delle 6 per il collegamento. Poi tu seguirai Spalletti che parla alle 18 di nuovo. Stavo pensando di restare qua. Infatti, vabbè, domani è domenica, è lunedì la cosa. Comunque è lunedì, non è lunedì, domani. Pardon, oggi già abbiamo bypassato la domenica. Vabbè, grazie, buon lavoro. Vatti a riposare. Vediamo martedì. L'ora che arrivi martedì. Va bene, grazie. Allora, Max, ti do definitivamente la parola perché voglio sentire la tua. Non ci sono altre notizie, quindi prenditi tutti i minuti che vuoi. Vai.
Sì, lasciami salutare la prima cosa Nicola, che è un amico e anche lui ne sa moltissimo di calcio. Il punto affrontato da Umberto è una situazione un po' particolare. Allora, sicuramente deve andare a dirlo quello che ha detto a tutti quelli che stanno parlando da un mese e mezzo della festa scudetto, di quello che devono bravo, quello organizzare per sì. lo scudetto, degli striscioni messi, delle sagome messe, della città azzurra, di quanto sia bello il terzo scudetto. Quello deve andare a dire se lui sostiene ancora che il Napoli non l'abbia vinto. Io sostengo che il Napoli l'ha vinto e come? E l'ha vinto pure abbondantemente, e l'ha vinto pure da tempo lo scudetto. Il punto è che quando tu arrivi a un quarto di finale di Champions, ci fai la bocca e ce la fai a maggior ragione perché ti trovi nella parte del tabellone fortunatamente più debole e perché fortunatamente hai preso la squadra più debole di quelle che stavano dal tuo lato. Allora è giusto farci la bocca. È giusto concentrarsi sulla Champions, non perché il Napoli la debba vincere, nessuno ha detto che il Napoli la debba vincere, però almeno te la giochi, però almeno le energie, la concentrazione le tieni e te le conservi per la gara di martedì, perché ragazzi, sinceramente, a me del pareggio col Verona, che sia bello, che sia brutto, a me oggi non mi interessa proprio, come non mi interessava la partita con Lecce, perché secondo me c'è talmente una differenza, un divario in classifica tra il Napoli e le altre, Per che ragazzi, ma fortuna non però, si. per fortuna Sì, Max. beh, ma ragazzi, ma il Napoli non è che l'ha trovata a terra, questo divario. Il Napoli l'ha costruito da agosto fino a novembre, passando per gennaio, febbraio e marzo. Al Napoli non ha regalato niente nessuno. Ma di che stiamo È parlando? vero, è vero, è Il vero. Napoli non è che sta là per fortuna, No, il no, Napoli sta là no. per meriti. Eh no, Certo. perché io sento dire, per fortuna, meno male, No, io ma dico meno per male di fortuna che che? abbiamo allungato. Sto dicendo che abbiamo allungato, Max. Ma ragazzi, noi il 4 di gennaio, dopo la sconfitta con l'Inter, avevamo 8 punti sulla seconda. Siamo Certo. arrivati a marzo ad averne 20. 20, Ma di che cosa 21. stiamo parlando? 21. Ma di che cosa stiamo parlando? E poi mi devo sentire dire, no, perché noi non abbiamo vinto ancora niente. No. Oramai sono 2 mesi che l'abbiamo detto, allora l'abbiamo vinto lo scudetto. Non mi interessa dei punti che ridaranno alla Juve, dei 14 punti della Lazio. La Lazio allenata da Sarri, che non vincerà mai niente, ha vinto un campionato perché allenava la Juve, No, perciò l'ha vinto. Ma Sarri non ma vincerà non mi mai preoccupa niente. la Lazio, Max. Ah, No, 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 no. e Max, allora la di che Lazio stiamo non mi parlando? preoccupa. Squadra Zio, interessante che sta giocando bene al calcio, ma lo ah. sapete, la Lazio avrà Ma mi anche posso due. mai preoccupare No, della della Lazio Juve? no. Mi preoccupo Ma. di quelle che sono certe situazioni. Aspettiamo cosa succederà il 19 di aprile e poi da lì diciamo che potremo fare il vero countdown. Poi diciamo oggi guardavo. Scusami, allora, il 19 di aprile si saprà dei punti della Juve, ok? Sì. Bene, poi il 23 c'è Juve-Napoli. Il 23 c'è Juve-Napoli, sì. Perfetto, dopodiché voglio sapere da Juve Napoli alla fine del campionato quante partite mancano? Te lo dico subito, allora, il Napoli Grazie. deve. Sette. Sette, già Sette. l'avevi Secondo fatto. me, no, Vabbè, penso sette. sono allora una con la Salernitana, poi andiamo a Udine il 3 maggio, la Sì. Fiorentina il 7 maggio, il Monza il 14 maggio, l'Inter il 21 maggio, il Bologna il 28 e poi l'ultima il 4 giugno con la Sampdoria. Ragazzi, è E chiaro, poi. allora voi mi aspetta, aspetta. Quindi voi mi state dicendo che il Napoli tra Salernitana, Bologna, Fiorentina, Udinese e quella non riesce a mantenere gli 8 punti di vantaggio. No, ce li ha, ho capito, sì. No, ma Però Max, ragazzi, ma sai qual è il ragazzi, problema? Max, allora, sai qual è il problema? Che in certe situazioni si andrà, vediamo anche che succede martedì, perché martedì, come hai detto tu, sarà una cartina di tornasole per alcune cose e soprattutto quello che hai detto tu, uno sblocco. Cioè, che cosa significa? O sei dentro o sei fuori, le cose potrebbero un po' cambiare, nel senso che se sei cambieranno dentro, sicuramente, se sei cambieranno sicuramente. dentro, se sei dentro, come tutti noi ci auguriamo. Ci saranno due belle partite
in una semifinale che vale, e le gambe tremano, tremano in campionato e tremano. E capiterà la stessa cosa che è capitata contro il Milan. Bravo. Che tu affronterai l'Inter, tre volte. Sempre se passa l'Inter. Sempre se passa perché l'Inter. Pure io la dico sta cosa, però vabbè. Hanno vinto 2-0, dai, hanno vinto fuori casa. Ok, però un'altra convinzione è che l'Inter già è in semifinale. No, infatti non lo è, per me non lo è. Però vabbè, comunque. Quindi, no, io però ti dico, ripeto, io ti dico la verità, Max, poi siamo lunghi. Allora, ti dico la verità. In questo momento, per me, se hai pareggiato a Verona, col Verona, adesso fare un punto anche a Torino, se glieli danno o non glieli danno, secondo me quello veramente potrebbe essere un risultato importante. Perché Francesco, il Napoli affronterà la partita di Torino a seconda di come finisce martedì. È anche quello. Se il Napoli non passa martedì, il Napoli perde pure a Torino. Se il Napoli passa martedì, il Napoli vince pure a Torino. Vabbè, ok. Va bene, allora ne riparliamo, ci abbiamo tutta la settimana per fare tante chiacchiere e tante parole, abbiamo sforato, l'Inter sta giocando 0-0, per ora ringrazio tutti gli amici che ci hanno mandato un messaggino anche sulla nostra diretta di Facebook, qualcuno siamo riusciti a leggerlo, qualcun altro no, 30 secondi per Cesare in chiusura, 30 secondi per Max in chiusura e poi ci vediamo domani. No, Francesco, io sinceramente pure io sono d'accordo con Max, io semplicemente perché noi per default diciamo che le partite sono importanti, bisogna giocarle, io mi auspicavo un approccio un po' differente dal punto di vista della formazione iniziale. Però voglio dire, il punto è un punto, guardiamo la, diciamo, il bicchiere pieno, esattamente, e credo che importante è far muovere la classifica, i punti sono veramente un'infinità, non credo che la Juventus e la Lazio tra altre cose le vincano tutte, ci sono degli scontri diretti, non ci dimentichiamo che c'è anche il Milan che deve giocare con la Juve, la Lazio deve giocare con l'Inter, insomma ci sono anche dei piccoli scontri diretti che ci possono ancora cambiare un po' i tempi. Allora, ultimo minuto anche per Max. Francesco, te l'ho detto, io la giornata di oggi, a parte il fatto che non ho detto che era una formalità la partita con Verona, ma ho detto testualmente che era una partita che non rubava né l'attenzione del Napoli né l'attenzione di Spalletti, per quanto mi riguardava, e così è stato. Oggi, ad oggi, ti ripeto, sono convinto che il Napoli dia tutto martedì ci sarà la cartina al tornasole di questo finale di stagione del Napoli leggermente balbettante, perché poi ti ripeto, se vogliamo essere precisi, il balbettio non inizia oggi, non inizia col Milan in casa, ma inizia con la Lazio, perché da là il Napoli inizia ad avere un andamento, qualche balbettio, un andamento ondivago. Allora, io intanto vi ringrazio, dico solo che Zaffaroni a DAZN ha detto che addirittura gli è mancato. Ma chi è? Ma chi è? È l'allenatore del Verona, lui è Bocchetti. Mai visto. Ma neanche mai io, visto. Comunque, vabbè. Mai ha visto. Detto che gli è mancata solo la ciliegina a questo Verona. Sì. Era convinto di vincerla. Sì, perché John, come si chiama? Lui all'ultimo il Verona la può vincere. Sì, sì, no, ha detto vincere, che gli è mancato perché solo quello, dice abbiamo rispettato il Napoli che perfetti, aveva messo tutti sotto. Quindi è mancata la ciliegina, Raspadori ve l'ho detto, ha detto non sono ancora al 100%, ma do il massimo, mi sento una punta. Ferrara durante la cronaca in DAZN ha detto come il Napoli deve fare con il Milan, dice ai miei tempi dicevo ricordiamoci cosa ci hanno fatto all'andata anche durante la partita, cosa che credo che abbia fatto anche il Verona, così per quello che è la questione di statura, cioè tutti volevano un po' di rivalsa, e dice che praticamente lui dice il Napoli deve entrare con quella cattiveria giusta per battere il Milan e per superare il turno. Questo sto prendendo le ultime dichiarazioni prima dei saluti. Lasagna ha detto speravo
di dover stare più basso e andare in ripartenza, ben fatto, dice sapevo di fare questo, mentre mi fa piacere che ogni tanto anche diversi giornalisti si accorgono di questi arbitri, come Varriale che ha detto irritante questo la penna, il problema è che Rocchi non se ne accorge. Allora, grazie. Fammi chiudere, Franci. Che è successo? Che è successo? L'ultima cosa, vai. L'ultima cosa su cui sono d'accordo con Umberto e con Peppe dalla Germania: Raspadori non è un giocatore da 35 milioni e Raspadori in un 4-3-3 non può assolutamente giocare. Vabbè, vediamo che cosa succederà con Raspadori. Speriamo che sia importante nel futuro, perché ragazzi, il Napoli l'ha preso anche per il futuro. Ne riparliamo. Allora, intanto buona domenica, buon sabato, buona domenica. Noi ci rivediamo lunedì con un'altra giornata importante, ci saranno di nuovo le conferenze, noi seguiremo anche quella di Spalletti. Martedì ci sarà la lunga giornata con la partita e poi comunque non ci fermiamo mai, perché venerdì ritorna anche Michele Plastino con Gol di Notte. È stato un grande successo, un grande colpo di Teleclub Italia, soprattutto grande affetto. Io mi scuso con tutti i messaggi che sono arrivati che non siamo riusciti a leggere, tante telefonate anche ieri. Ci sarà tempo nella 30 ore. Bravo, si replica venerdì sera, ma come tutti i giorni avremo tante iniziative sempre a Teleclub. Grazie a Max, grazie a Cesare, grazie a Davide in regia. Non si dorme proprio bene, ma insomma l'importante, no, io dormo, è andare a... io tu dormo. Dormi tu pure, io tu dormi, io dormicchio. Buona serata, forza Napoli, a lunedì, ciao.